Un cesto colorato, un paio di scarpe e una borsa, rigorosamente rossi. Sono i simboli scelti per il Consiglio Comunale straordinario dedicato alla Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. Il Consiglio si è alternato a momenti musicali con i ragazzi del Liceo Musicale Cardarelli e delle performance attoriali sotto l'egida della Consulta delle Elette in una giornata intitolata «Il silenzio può essere un urlo insopportabile». Beh, le donne che si sentono sole, un messaggio di serenità, di fratellanza, di amore, di rispetto. Però il messaggio va esteso a tutti, uomini, donne, bambini, bambine, cioè iniziare dalle piccole cose, dal rispetto dell'altro, dall'educazione, proprio per creare un clima dove la violenza venga bandita totalmente. E bisogna iniziare dal grande rispetto per il prossimo per fare questo, se no tutto è relativo. Per il presidente del Consiglio Comunale Giulio Guerri si devono individuare percorsi di educazione al rispetto della donna e della sua natura. E noi vogliamo questo, che attraverso la coscienza condivisa e comune, le leggi, gli strumenti repressivi possano realizzare una società in cui l'idea per cui la donna, in quanto soggetto debole, è vulnerabile alla prepotenza, alla violenza dell'uomo, sia un qualcosa di ridotto quantomeno in termini dal punto di vista statistico accettabili, per poi essere un fenomeno via via eliminato definitivamente, come tutti noi ci auspichiamo. Questo è l'impegno da cui parte la volontà del Consiglio Comunale di ricordare, celebrare degnamente ogni anno il 25 novembre, giornata mondiale per l'eliminazione della violenza contro le donne. La battaglia contro la violenza deve essere costante, l'assessorato alle pari opportunità ha avanzato alcune richieste alla Regione e non esiterà a rivolgersi anche al Ministero. Il problema è che a noi adesso manca la possibilità di dare un alloggio alla donna, quindi la possibilità di avere dei fondi destinati magari alla ricostruzione di immobili e quindi destinarli alle donne vittime di violenza. Questo è quello che è la richiesta che poi abbiamo fatto, ossia creare dei bandi e dei finanziamenti che possono essere volti realmente a creare una rete maggioritaria sul territorio, soprattutto in merito a una nuova casa, un nuovo alloggio che va data alla donna vittima di violenza e anche ai figli che dopo un tot di tempo non possono più risiedere all'interno del centro antiviolenza.